Buongiorno e buon sabato ragazze, bentornati in un nuovissimo vlog. Noi siamo tornati a casa, l'ultimo vlog che avete visto era appunto quello in Campania. Purtroppo siamo rientrati, anche se avevo detto in quel vlog che ci sarei stata tranquillamente un altro mesetto, ma siamo rientrati. Ora è sabato mattina. Oggi è la mattinata un po' solo femmine, babbo lavora, anche se poi dopo lo raggiungiamo a Firenze. E devo dire che ora ho una cosa super importante da fare perché devo fare un extreme makeover di una stanza. Perché ho una stanza che è diventata praticamente un macello. Ora vi faccio vedere che casino c'è. E volevo addirittura girarne un video di questo makeover, ma visto che lo farò a puntate, perché probabilmente non lo farò tutto oggi, vediamo se mi riesce insomma a fare un video unico oppure se alla fine ve lo inserisco in questo videolog. Non lo so, venite di là che vi faccio vedere. Portiamoci il cellulare. Allora, qui ragazze c'è un pochino di macello, come potete ben vedere, c'è veramente un casino allucinante perché avendo avuto tante cose da fare, c'è anche ancora la valigia, ci sono degli acquisti che ho fatto giù. Lì giù ci sono documenti, robe, veramente c'è un casino e questa stanza deve essere assolutamente rivoluzionata, pulita, sistemata. Qui ci sono le mie cose per fare i video, lì ci sono delle cose che devo appendere, cioè veramente un macello. E ora io voglio cominciare a sistemare un po' tutto e vediamo appunto se riesco a fare tutto oggi. Auguratemi buona fortuna, eh. Ragazze, buon pomeriggio. Non ci siamo più sentite praticamente. Allora, io ho iniziato a fare il makeover della stanza e sono a buon punto. Sono veramente a buon punto perché ho sistemato un sacco di cose, ma non ho ancora finito. Poi però, insomma, si è fatto l'orario del treno perché siamo andate a Firenze da Gabriele e quindi, insomma, siamo dovute andare in stazione e devo dire che c'è una giornata spettacolare, cioè veramente c'è un caldo, si muore dal caldo ragazze, e quindi niente, siamo stati lì insieme a Gabriele, poi siamo andati a pranzo, per questo motivo non ho ripreso praticamente nulla. Poi siamo passati da Maison du Monde a ritirare un ordine che dovevo appunto prendere, abbiamo fatto un giretto e nel frattempo ho incontrato una di voi. Che c'è amore? Qui c'è anche Gabriele, eh? Sono mezzo sonnato. È un po', c'ha un po' di sonno Gabriele, un po' stanchino. Stanchezza. Post cosa? Post settimana di lavoro. Eh sì, perché lui ha lavorato anche oggi purtroppo. Comunque, che vi stavo Perché non dicendo? viene? Che è un biglietto. Ecco. Dicevo, ho incontrato in negozio una di voi che lavora appunto da Maison du Monde. Non dico il nome per privacy, non so se. Ciao, comunque ti saluto. Ci siamo fatti una bella chiacchiera e appunto le ho chiesto di un. Oddio, fa caldo, ragazze. Le ho chiesto di un tavolino che avevo visto tempo fa nel punto vendita di Marcianise. Devo dire che si è attivata subito per recuperarmelo. E abbiamo visto che era del vecchio catalogo e che era di stanza solo Marcianise con una sola unità stock praticamente. Quindi, che ho fatto? Ho chiamato, mi hanno detto sì, c'è, ma anche se va verificato se fisicamente c'è davvero. Eccoli, mi stanno chiamando. Ragazzi, rieccomi, purtroppo brutte notizie. I miei genitori sono stati da Maison du Monde, mi hanno chiamato, avete visto adesso, ma il tavolino non c'è perché era un errore, dice, era un errore informatico. Poco male, si vanno a fare una passeggiatina, si pigliano un gelato, insomma, però mi dispiace perché comunque io lo avevo visto tempo fa e lo dovevo prendere, ma c'era qualcuno, Gabriele. No, e che devi fare? Non ci serve. Se a Gabriele voi chiedete, Gabriele, ti piace questa cosa? No, perché? Perché non ci serve. Non ho detto, Gabriele, abbiamo bisogno di questa cosa. Gabriele, ti piace che è diverso? Cioè, non lo so, ditemi se anche i vostri compagni fanno così, perché io veramente non comprendo.
Ora non gli puoi dare di scarpe, no. No. Va bene, ci si aggiorna dopo. Buongiorno e buona domenica dal deserto del Sahara. Ragazze, dal video non si vede perché tende a fare i colori veramente ghiacci. Cioè, ma è arancione. Come posso fare per farvelo vedere? Cioè, vedete il colore di quella casa lì? Dove è il mio dito? Questa? È così tutto. Cioè, veramente arancione. Forse da lì si vede, dalla copertura del divano, se vedete c'è della sabbiolina arancione. Ok, secondo me c'è stata tipo una tempesta di sabbia. Gabriele mi ha detto che doveva arrivare, effettivamente. Comunque niente, noi domenica mattina si fa colazione, stamattina ci siamo presi veramente con calma perché sono le 11. E niente, il tavolo appunto apparecchiato, ci sono anche delle cose tipo i Ringo e lo Hacker che ho preso durante l'ultima spesa di Esselunga. Bravo amore, mamma ti fa subito questo con la marmellata, che è questa qua che usiamo noi, questa bio di Esselunga alle fragole, che è buonissima. E che profumo. E dicevo, l'avevo presa perché appunto c'era la spesa scontata con alcuni prodotti. E questi sono fondente dark noir. Cioè ragazze, di solito i wafer sono fatti a doppio strato, questo qui è uno strato solo perché è veramente dark noir. Pensavo non mi piacesse, il primo non mi piaceva, poi uno tira l'altro, quello hacker è sempre così. Il mio super kiwi, perché la mattina mi piace appunto mangiare anche la frutta. E prendo qualcosa da bere e si fa colazione. The day after, come vedete la quantità di roba è assolutamente diminuita. Ho fatto una pulizia allucinante, là in fondo c'era il mondo, là sopra c'era il mondo, ma adesso sto sistemando tutto. Sembrano tante cose in mezzo, ma invece sono veramente tre cose in croce. Diciamo che le cose, l'attrezzatura per fare video è quella che occupa più spazio. Da qui vi faccio vedere la giornatina grigia che c'è fuori, ragazzi. Sistema appunto un po' il divano e finisco di sistemare la stanza, perché vedete che c'è un po' di macello random, diciamo. Ah, ho scoperto quella macchia lì, vediamo se riesco a farvela vedere. Faccio un po' di zoom perché non mi va di andare là sotto. Allora, questa macchia qui, la vedete? È ruggine. Noi l'avevamo già vista tanto tempo fa, l'abbiamo detto appunto a chi ci ha venduto la casa e mi dice, no, guarda, con un po' di Chantecler va via. Mi ricordo di averci provato tempo fa, ma non era andata via. Avete voi metodi, conoscete metodi per toglierla? Io non so perché abbia fatto la gocciolina, anche perché questo termosifone praticamente l'abbiamo tenuto sempre chiuso, visto che in questa stanza non c'era mai nessuno. E niente, io vorrei capire un attimino come toglierla. Fatemi sapere. Tenete presente che a terra è parquet. Aspettatevi, avvicino il più possibile, ok. E appunto si è macchiato sia l'aggeggino del termosifone che il pavimento. Adesso io, nello specifico, visto che pulirò, ci riprovo, ma sono sicura che non verrà via. Cioè almeno non era venuto via allora. Non mi ricordo con che cosa avessi provato, se con lo Chantecler o con il Chief, boh, non lo so. Ho ritrovato questa qui, che avevo presa per la mia nipotina, eccola qui, quando era nata, ma sono scesa e non gliel'avevo dato, quindi visto che a breve la rivedrò, glielo darò adesso che sale, per ricordo più che altro, che ormai il Natale è già diventato il secondo. E cos'altro, ragazze? Ho rinvenuto un po' di decorazioni tipo quella, qui vicino alla margherita, molto 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 carina, che adesso appunto utilizzerò per dare un tocco a questa camera, perché la voglio far diventare super super carina appunto per gli ospiti, visto che non so se ve l'ho detto all'inizio del video, avrò ospiti, quindi insomma va sistemata per bene la camera. E eccomi. Niente ragazze, io procederei, cosa c'è in fronte? Nulla. Procedo a sistemare qui e poi il resto insomma non so se finisco tutto oggi, perché non è per niente facile. Più che altro devo anche pulire il resto della casa, quindi devo rassettare giù, devo lavare per terra giù, devo lavare il pavimento, devo sistemare anche le camere, cambiare i letti, cioè c'è veramente tanta roba da fare ed è domenica, per anche rilassarmi un po' se avanza tempo. Avanzerà? Mettiamoci subito subito al lavoro. Ah, ragazzi, sto usando queste cassettine qui, che sono appunto delle cassette di frutta dipinte praticamente,
che sto utilizzando sia per fare decluttering, quindi per selezionare le cose da tenere e quelle da buttare via, sia appunto per diciamo stoccare momentaneamente le cose che poi dovrò spostare in bagno piuttosto che nel... Amore, mi devi dire qualcosa? Sì, dimmi. Il primo vaso ha 5 fiori, il secondo 2. Quanti fiori in più ha il primo vaso? Il primo vaso ha 5 fiori, il secondo 2. L'ho chiesto una cosa. Quanti fiori in più? Il primo vaso 5, meno 2, 3, perfetto, bravissimo. Vanno, vai. Perché allora, volevo sapere anche da lei. Da tanto dopo rivedo tutto quando è finito, non ti preoccupare, non dire che serve. Allora, stavo dicendo, sia per stoccare momentaneamente le cose che poi dovrò trasferire nei posti di riferimento. Qui nello specifico ho un po' di... aspettate, levo lo zoom. Qui nello specifico ho questa scatola qui che era di Ikea un po' di tempo fa, una candela, poi ho questo barattolo molto carino, il cuore è tipo effetto lavagna, e dentro ho un po' di bijou che dovevo già ho selezionato, ne avevo già dato una bella botta un po' di tempo fa, tra quelli da tenere e quelli da buttare, non voglio rifarlo. Poi ho questo qui che ce l'ho di riserva, questa candela che adoro di Maison du Monde, e ne ho già un'altra in uso in cucina, è alla menta e serve tantissimo tipo quando, non lo so, fate il pesce o altre cose, toglie tutti gli odori. Questo sacchettino di Bichic, di un regalo che mi ha fatto una mia amica, e appunto l'ho conservato perché secondo me è carinissimo anche per arredamento. Poi lì ho il mio uccellino con alcuni bijou, e questo l'avevo preso all'Ikea, sinceramente l'avevo messo da un lato, non mi ricordo neanche più di averlo, e cioè sapevo di averlo ma non l'avevo ancora posizionato, lo porterò giù in soggiorno insomma per metterlo all'opera, anche perché questo colore è un super trend di adesso, del 2018. E niente ragazzi, era giusto per dirvi appunto come utilizzo queste cassette. Questa poi è molto carina perché in fondo c'è anche scritta, c'è scritto Megan, non so se vedete, e prima le avevo nella sua cameretta tempo fa. Adesso ho un altro stile, quindi non le ho più rimesse, ma comunque sono sempre utilizzabili. Ce n'ho anche un'altra azzurra, che ora non so dove vedere, non la vedo, e un'altra verde menta, veramente veramente carinissima. Super mega decluttering adesso verrà fatto in questa cesta di Vimini, eccola qui, ve la faccio vedere, molto carina, dove all'interno ci sono una marea di medicinali, questo è un coso vecchio 2012, ma li tengo sempre perché mi piace comunque come ispirazione, insomma, tenere gli stili, guardare gli stili, eccetera, tutte le stanze, guarda che bello, è un catalogo di Maison du Monde se non si fosse capito. Comunque dentro ci sono una marea di medicinali che avevo riportato qui dopo il trasloco e che avevo già fatto una prima selezione ed erano buoni, però adesso è passato tempo, non li ho più utilizzati e voglio vedere effettivamente se sono scaduti, cosa buttare e cosa no, quindi si parte subito. Ragazzi, c'è una tragedia. Praticamente questi qui, questa roba qui è tutta da buttare e sono tutte cose con scadenza 2016-2017. Quindi insomma sono anche in tempo, nel senso che non è roba scaduta nel 2012, ma è roba giustamente scaduta adesso, siamo nel 2018 qualcosa, anche per esempio marzo 2018, vedo eccetera eccetera. Ho salvato solo queste due cose. Praticamente il resto è veramente tutto da buttare. Questo cos'è? Talco liquido di Ecopharma. Questo secondo me pure è scaduto, cioè non lo so, ma sicuramente sì, ho un dubbio, non lo userei mai senza sapere. Qui butto via, insomma, ho recuperato anche due scatole, questa qui che mi ricordo avevo a casa vecchia, c'aveva anche il coperchio, quest'altra marroncina che appunto posso utilizzare per organizzare altre cose, poi c'è la scatola del mio iPad, questo qui ce l'ho da un bel po' di tempo, e comunque nulla, sono contenta perché ho recuperato praticamente una cesta che posso organizzare per stipare altre cosine. Quindi ora tutta questa roba qui mi sono fatta portare un sacchetto, dovrà essere portata in farmacia appunto per lo smaltimento. E niente, continuiamo ragazze, continuiamo. Qui c'è un tesoro.
cioè guardate lo spettacolo della mia collezione di collane bijou. Cioè, ce ne sono veramente, ragazze, tante. La scatola è piuttosto profonda, direi. E ora non mi ci voglio dedicare, ma sono sicura, le ho anche guardate un pochino, sono tutte in perfetto stato. Sono sicura che dovrò darne via un po', perché non posso tenere tutte queste cose, più che altro perché mi piace, ma non le utilizzerò mai tutte. E me ne rendo conto adesso che le ho messe tutte, appunto, queste le ho messe per trasportarle durante il trasloco in questa scatola, tutte per benine sistemate, perché non sono ammucchiate, sono tutte stese l'una sull'altro, sotto ci sono degli strati di velina. Gabriele sta facendo i compiti con Megan. E comunque, che volevo dire? Nulla. Fatemi sapere se vi può interessare vederle. Fatemi sapere, insomma, se vi può interessare. Questi qua, per esempio, li butterò, perché me ne aveva mandati un sito, mi sa. Non so neanche che fine abbiano fatto gli altri, ma non li ho comprati io, perché le perle finte non mi piacciono molto. E, ma per lo più sono tutte collane. Comunque, ora lo richiudo, perché se mi metto a guardare una per una, questa si fa veramente notte. No, c'è. Ta da da da, e la macchia non c'è più. Avete visto? Sono riuscita a toglierla, ragazze. Con cosa? Ma con lui. Sono andata giù a cercare un pochino qualcosa. Ho visto che questo smacchiava praticamente qualsiasi cosa e si è sciolto. Ho dovuto grattare un pochino sulla giuntura lì del termosifone, però come vedete, cioè, c'è un leggero alone. Ma da vicino, cioè, questa macchina fotografica, diciamo che riprende molto bene. Dal vivo vi assicuro che non si vede neanche. Cioè, vedete se mi allontano. E niente, sono molto molto soddisfatta. Quindi con l'ace, insomma, fate qualsiasi cosa. Ragazze, sembro una pazza. Cioè, non è che sembro, veramente, mamma mia. Allora, siamo a buon punto. Cioè, siamo a buon punto, ho finito. Devo soltanto lavare il pavimento, ho passato lo Swiffer e tutto. E poi devo sistemare i cuscini. Insomma, ci sono delle cose qui che adesso vi volevo far vedere, che poi le metto a posto. E poi magari vi faccio proprio un video dedicato al room tour della camera degli ospiti. Vi faccio vedere però un pochino in giro già adesso, visto che siete in anteprima sul vlog. Questa cassettiera qui, prima era lì. Ora l'ho spostata, abbiamo messo il televisore, ma penso che lo toglierò, perché insomma c'è una bambina piccolina e quindi non vorrei se lo tirasse addosso. Ora ho spostato lo stereo perché stavo ascoltando un po' di musica con Megan. Questa cassettiera era lì vicino a quest'altro mega mobile ed era qui. Ora l'ho spostata qui accanto a quello che poi sarà il letto, il divano letto. Quindi l'ho messa insomma da questo lato, ma penso che la toglierò. Ho sistemato tutto il mobile, vedete, non c'è proprio più niente, tutto super pulito e sistemato. Ho lasciato una sedia che fa sempre comodo. E niente, insomma, il più è fatto, il pavimento è finalmente sgombro, a parte del cavalletto, la luce, qua ci sono i cuscini nuovi, insomma, che avevo tenuto da parte proprio per gli ospiti, quella lì va via, quella lì invece è Megan, e nulla. Poi vi volevo far vedere delle cosine invece che ho ricevuto da un sito e che ho scelto io e che sono secondo me super comode e utili, alcune ce l'ho anche già in funzione. Comunque vi faccio vedere. Allora, la prima cosa che ho preso, non so se vi ricordate, vi avevo detto che il mio tappeto giù aveva problemi. Mega, lo sai, ti ricordi che questo qui, cioè, aveva tipo un coperchio di plastica che era rimasto, sai che fine ha fatto? Era giù sul puff dove tu giochi e babbo l'avrà buttato, naturalmente, perché non era un gioco, la porta si rompe. Comunque, niente, ragazzi, questo qui, allora, il sito è Rosgal. Vi lascio insomma tutte le informazioni del sito e il link ai prodotti nell'info box. Questo qui, l'Int Remover, a che serve? Serve a togliere un levapelucchi elettrico, che io ho usato praticamente per il come si chiama? Per il tappeto. Si vede che già l'ho utilizzato perché l'ho svuotato, ma comunque dentro ci sono dei pelucchi. Devo dire, ragazze, che è molto molto utile per il tappeto, comunque non è facile, però mi ha aiutato abbastanza, anche perché il risultato si vedeva era pieno. Ha il suo caricabatterie, cioè va nella spina, questa è la spina americana, comunque c'ho il cosino per raddoppiare, ed è molto molto comodo, fatto bene, cioè veramente veramente super fatto bene a livello di come si dice, di materiale. E vi metto il link nell'info box. Poi ho preso
questo qui che praticamente è Toy Storage Bag, che sarebbe questa blu, che è un portagiochi, tappeto portagiochi. Praticamente, che fate? Se avete un casino, sapete dall'altro video dove facevo il decluttering, insomma il salone, che ho sempre a giro robe di Megan, quindi avevo pensato di prendere questo. Dove? Questo sarebbe 3 step, 1, 2, 3, lo mettete a terra, i bambini possono giocarci. 2, richiudete tutto così en passant con il, insomma, con questo qui, e 3, lo portate dove vi pare, lo riponete. Quindi mi sembrava molto comodo. Rosa non c'era, naturalmente l'ho preso blu, ve lo consiglio se avete bambini piccoli. Poi cose di bakery e pasticceria, riesci a mantenere così, amore, così mi aiuti, così, guarda, brava. Vediamo che cosa ho preso. Allora, abbiamo l'assistente Megan di studio, tiriamo fuori. Ho preso questa che mi mancava. Questa praticamente è la frusta per fare i dolci, dovrebbe essere in acciaio. La apriamo un attimo così vediamo com'è, così poi Mega la portiamo giù, la laviamo e magari facciamo una bella torta stasera. Allora, se riuscite a aprirla, eccola qua. Sì, confermo che è acciaio, eccola qui. C'era grande, piccola e media, mi sa che io l'ho presa media perché, ragazze, mi mancava la frusta. Poi questo buttiamo via. Ho preso una formina per biscotti, o comunque più che altro anche per, come si chiama, per pasta di zucchero a forma di caramella, super carina. Anche qui togliamo questa busta brutta via. Mega, mantieni questo, sennò. Ok, anche questa qui è d'acciaio. E poi ho preso questo qui che ha una duplice funzione, cioè lo potete usare sia tipo tagliapizza, ma mi interessava per farci le crostate o comunque anche la pastiera, tutte quelle cose che hanno bisogno delle striscioline decorate. Ed eccolo qui, lo faccio vedere, anche questo è un acciaio e praticamente viene con il taglierino di qua e quest'altro per fare la forma. Ancora ho preso questo che dici che cos'è. Allora, questo qui io devo capire bene come si usa, perché praticamente serve per fare i pancake, ma a me mi sembra piccolino, cioè mi sembra più tipo da cake, ma in realtà questo è proprio, vedete, c'ha i bordi così, è da mettere proprio nella padella e poi metterci le formine per fare i cupcake. Si allargherà, non si allargherà, non lo so, quindi lo devo provare e vi faccio sapere. Comunque è di silicone questo. Ok, buttiamo via le plastichine. Ancora bakery, ho preso questo qui che è praticamente un come si chiama, una tegliettina a forma di cuore. L'unica cosa che io pensavo fosse grandissima, invece è minuscola, ragazzi. Cioè, questo qua viene via naturalmente, però è veramente 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 piccola, ma è carina, diciamo, se uno vuole fare vari tortini di questa dimensione. Solo che uno dovrebbe prendere di più, perché con uno solo, insomma, ci fai poco. Comunque carino, e la fattura mi sembra molto buona. Circa, c'è scritto 12,5 x 5 cm, insomma, anche questo buttiamo via. Cioè, ora ho pulito la stanza, sto di nuovo a buttare tutte le carte per terra. Poi ho preso questo, che è praticamente quello su cui siete adesso, cioè ho preso quello che sta tenendo adesso in mano Megan, è un mini treppiedi pieghevole, che quindi lo posso appoggiare a giro quando faccio i vlog per farvi vedere cose e per tenere più in comodità, erano le mie dita che schioccano, ragazze, per tenere più in comodità la macchina fotografica. E questo invece è quello che si mette per la fotocamera. E questo invece è il telecomandino, che non ho capito ancora come si usa, stasera cerco di capirlo, perché secondo me è una figata pazzesca. Praticamente ce l'ha sia praticamente per la macchina fotografica che per Android. Vedremo come funziona. Rimettiamo tutto dentro, sennò questi sono pezzi delicati e si rompono. Cos'altro? Ah, ho preso questa tovaglia bellissima. Questa praticamente, ragazzi, è una tovaglia che però io non mi ricordavo di aver preso marrone, sono sincera. Ricordavo di averlo preso beige, ma mi è arrivato così. Ha la passamaneria, può darsi anche che mi sbagli io, eh. La passamaneria sotto, molto molto fatta benissimo. Questo è un bellissimo tessuto super doppio spesso, con questa passamaneria qui, praticamente è, vedete, pizzo. E l'ho presa perché è 140x140, avendo io, diciamo, un tavolo tondo, ci va alla stra perfezione e costa una sciocchezza, e ne prenderò altre sicuramente. Ancora, questa qui la volevo da un sacco. Che c'è, amore? Ti stanchi? Vuoi che continuo io? Ok. Questa qui invece è una federa da cuscino ed è troppo carina, perché è appunto di questo grigio, top grigio, diciamo, a quadratini. E poi, quindi, ha questo pattern molto molto carino, moderno. E poi ha tutti i pompon, vedete?
tutti i pompon. Anche qui il tessuto mi sembra una buona tela, insomma, devo dire meglio di altre cose che ho ricevuto in passato, eh. E dovrebbe essere un 50x50, penso, giù di lì, sì. Ancora, cos'altro abbiamo, Megan? Ah, infine... Quanto hai comprato? Amore, hai visto quante cosine? Infine ho questo, che non so come farvi vedere, ci provo. Allora, questo qui, ragazzi, è un lampadario. Dice, hai preso il lampadario? Sì, perché è uguale a uno di design che io volevo e ho trovato su questo sito. L'unico problema è il colore, perché non doveva essere di questo rosa sparaflesciato. È molto bello, però quello che volevo io era tipo un pesca nude. Questo invece è super sparaflesciato. È una ciotolona, ve la faccio vedere. Molto molto moderno, semplice. Eccolo qua. Praticamente questa mega ciotolona, la vedete rosa? Questo è il pezzo che va in cima, però non doveva essere questo rosa. Cioè dal video era un altro colore, dal video, scusatemi, dallo schermo era di un altro colore. È bellissimo, però non lo posso utilizzare io perché lo volevo mettere in sala e non va bene, è troppo troppo rosa. Però la fattura, ragazzi, è top, viene con le istruzioni, guardate, c'ha anche le viti, le istruzioni, tutto imballato super bene, e lo utilizzerò per un'altra stanza, magari per quella di Megan, no? Ok, allora ragazzi, cos'altro avevo preso? Non me lo ricordo. Avevo preso un termometro, di quelli che misurano la temperatura puntandolo qui o comunque all'orecchio, mi sembra, ed è giù e ve lo faccio vedere. E poi credo basta, credo proprio basta. Comunque, come avete visto, sono tutte cose super utili per la casa. La fattura è buonissima, secondo me, niente da, insomma, da invidiare a quelle che troviamo in giro qui nei negozi di casalingo o altro. Vi lascio tutti i link utili nell'info box, potete cliccarci, io non ci guadagno niente e andate semplicemente a, insomma, a vedere quello che ho scelto io, o comunque a scuriosare, perché veramente è pieno pieno di cose per la casa che piacciono tanto a noi. Io adesso butto via tutta questa plastica che ho fatto e ci aggiorniamo più tardi. Ciao assistente. Buonasera ragazze, mi casca tutto. Noi abbiamo preso un po' di libera uscita perché le pulizie proprio non mi hanno dato tregua. Cioè, sono stanchissima. Ho fatto poi il salone giù, ho lavato il bagno, ho fatto di tutto, ho risistemato su. E ora siamo uscite perché domani Megan ha un compleanno, quindi stiamo andando a fare due compleanni in uno. E quindi stiamo andando a fare due regalini. Uno l'abbiamo già preso per il maschietto, invece quello per la femminuccia è mezzo. Vediamo, insomma, se riusciamo ad abbinarci qualcosa vicino. Perché è chiuso? Che ore sono? Sì, meno 10. E niente, ci aggiorniamo dopo. Allora, io e mio marito stavamo guardando un programma che non abbiamo mai visto. Quanto è gelato ieri? No, è purissimo, è poco. No, è gelato alle 9:30 di sera, poi non dormo. Comunque, non lo so se voi l'avete mai visto, lasciate stare sta faccia da disperata, che è, come si chiama? Matrimonio a prima vista Italia. Io non l'avevo mai visto, infatti sono andata a googlare poi per capire che facevano. Che stai facendo? Comunque, devi fare un ruttino? E fallo, tanto siamo in famiglia, no, tra amici. Una persona educata. E allora, che è successo? Abbiamo visto un pochino, era però il finale, ora abbiamo messo la nuova serie. Ma proprio sono invecchiato. No, la nuova serie, la vecchia. Ma sta qui, poi... Mamma mia. Gabriele, però questo non è uno specchio, no. Ti rimane specchio, sta guardando qua. No, non sei vecchio, amore, sei molto figo. No. Che adesso non fa per me andare in televisione. No, ma infatti non stiamo in televisione. Cioè, poi giuro. Vede proprio i difetti, come mai? Guarda a me, la faccia da disperata. Ma comunque io stavo parlando di un'altra cosa. Perché mi parla dei tuoi difetti? No, perché mi guardo qua e mi vedo. E guardalo da parte, Ma serio, Allora, stavo dicendo che quindi. Che è successo? Che non conoscevamo questo programma, ora ho messo la seconda edizione, prima c'era la terza su On Demand, e praticamente fanno questo esperimento, prendono tre coppie di perfetti sconosciuti e li fanno sposare sulla base di test, stili di vita, eccetera eccetera, roba scientifica che dice funziona.
Adesso vediamo, e poi dopo li seguono fino alla separazione o al matrimonio. Un mese. Ora, dici, perché stai facendo questo video e stoppato la TV? Perché mio marito mi ha fatto notare, dopo che io ho fatto un appunto, una cosa allucinante, ha detto: questo lo devi registrare. È vero. Praticamente stanno facendo vedere delle coppie che non so chi siano, penso gente che parla di come funziona l'amore a prima vista, e uno dice: l'amore non lo può far sentire. Volete sentire? Aspettate, faccio sentire. L'amore è quando vai in bagno dopo di della persona amata, ma l'ami ancora. Vai in bagno? Ah, vai in bagno della persona amata. Vai in bagno dopo che c'è andata la persona amata e l'ami ancora. Non è finito qui, perché ora rincara la dose, senti. E ci amo, porca miseria, appena muori, ma l'ami ancora. Muori. Muori, ma l'ami ancora. Perché vai che andate in bagno, puzza, e l'ami ancora. E io ho detto a Gabriele: penso che questa sia la cosa peggiore che abbia mai sentito in 30 anni rispetto all'amore. Cosa stai facendo con questo gelato? E lui ha detto: questa cosa da registrare. Cioè, l'amore, uno dice: fammi una dichiarazione d'amore. Io ti amo. L'amore è quando vado nel bagno dopo di te e sto morendo, ma ti amo ancora. Dichiarazione in diretta per mio marito. Ti tacitessi. Gabriele, ti faccio la dichiarazione d'amore in diretta. L'amore, grazie, è quando vado in bagno dopo di te e sto morendo, ma ti amo ancora. Ma io non ci penso proprio andare in bagno dopo di lui. Ma che con quella sopravvivenza? Ma di che stiamo parlando? No, va bene, vi appoggio proprio sul tavolo, visto che c'ho il treppiedino adesso. Oddio santo, come si fa? Così? No, non ci riesco, ragazzi, non lo so usare ancora bene, devo imparare. Comunque niente, quest'era, stavamo guardando il programma e mi è venuto in mente di dirvi questa cosa tragica e commovente. Scrivetemi le peggiori dichiarazioni che avete ricevuto nei commenti. Noi continuiamo a guardare il programma per poco, perché poi si va a dormire. Ora finalmente la stanza è vuota. Tutto è tutto bello sistemato, guardate che carini. Qui ci sono un po' di dettagli. Diciamo che questo qui in realtà non dovrebbe stare qui, e anche il vaso di fiori non deve essere lì. Lo devo spostare di qua. Dove adesso invece c'è il mega coso per fare video, che poi leverò, ragazze. Ci sono ancora diverse cose che devo togliere, tra cui appunto queste qui, poi le sposto nell'altra stanza. Queste scatole qui non mi devo dimenticare di portarle giù, sia questa che questa. Qua dentro, tra le altre cose, cosa c'era? Ah sì, un paio di cuffie che non c'entrano nulla. Poi ci sono tutti i miei frontini super particolari, carini. Alcuni sono queste semplici semplici, alcuni sono veramente particolari, molto molto belli. Guardate che belli, sono veramente diversi. Questo qui anche mi ricorderà molto bello. Comunque li ho messi tutti in questa scatola qui, che ora non si chiuderà mai più. Benissimo, li mettiamo qua. E niente, qui invece ci sono una serie di cose che devo portare anche sotto. Il divano è un po' un macello, perché praticamente, allora, dei cuscini li devo togliere, quelli a cuore li tolgo, e anche questo qui rosa e bianco lo tolgo, lascio i fiori, e poi ne metto altri invece enormi, grossi, che sono grandi quasi quanto tutto il divano. Il copridivano non lo metto, perché tanto lo dovremo aprire, il letto, e basta. Cos'altro? Questo specchio qui non so bene dove metterlo, questo qui è quello dell'IKEA che ingrandisce, vediamo un pochino. Comunque dai, è stato un lavoraccio. Ci sono ancora delle cose da finire, ma le finirò poi a ridosso del loro arrivo. E soprattutto, che ci fa qui il mio? Ah, lo struccante. Sì, volevo parlarvi di questo qui. Questo ragazze è top. Praticamente io l'ho scoperto da pochissimo. Ed è uno struccante di MAC, si chiama, ve lo dico. Si chiama Clean Soft Oil. Praticamente è un olio struccante e mi piace un sacco, perché lo potete usare anche sugli occhi e non dà assolutamente fastidio, ma soprattutto viene lo utilizzate, diciamo, con la pelle asciutta e poi dopo lo sciacquate via, e quindi è una cosa appunto che mi piace particolarmente, perché veramente vi scioglie anche le bombe, ragazze. È veramente super super forte. E ho visto tutti gli ingredienti, insomma, sul sito. Praticamente è ricco di tantissimi oli particolari, che fanno anche molto molto bene alla pelle, e lo trovate sia in questa versione qui, che quella full size, che quella, insomma, più piccolina, che poi è
è da viaggio. Il sistema pompettina che lo rende veramente super comodo e veloce, e a me piace molto anche il packaging perché è assolutamente minimal. Comunque, se state cercando appunto uno struccante che faccia tutte e due le cose, quindi sia il viso che gli occhi, che sia una garanzia, perché MAC lo è, non è un bifasico ma è completamente olio, ve lo straconsiglio. Insomma, fate tutto in un solo gesto. Io questo prodotto l'ho provato tramite Octoly e ringrazio MAC, insomma, per avermi dato la possibilità anche questa volta di provare un prodotto veramente super top e consigliatissimo. Tornando a noi, stavo dicendo, l'ho visto qui, insomma ve ne ho parlato perché l'ho utilizzato ieri appunto per struccarmi, che stavo dicendo che porto queste cose giù, finisco di sistemare di là, lo stereo anche in realtà è sull'altro mobilino, adesso lo sposto, e veramente un bel weekend pesante è stato, ragazzi, super weekend, mamma mia. Mega, stanno dormendo, è tardi! Mega, se non piglia la via di andare a dormire, ragazzi, è tragica, anche perché domani è lunedì. Comunque, quel programma di prima, di matrimonio a prima vista, tanta robina. Però devo dire che poi, se lo inizi a guardare, è veramente carino, è fatto molto bene, interessante. Non so se lo avete mai visto, fatemelo sapere nei commenti. Noi sapevo dell'esistenza, però non mi c'ero mai applicata, insomma, non mi aveva mai incuriosito. Pensavo fosse più una sciocchezza, e invece c'è dietro una bella scienza, e secondo me alcune coppie effettivamente sulla base poi di quello che raccontavano le hanno anche azzeccate proprio come coppia, anche se adesso c'era ancora la fase del matrimonio. Comunque, vado a finire i letti, ci salutiamo dopo. Ragazze, mamma mia che faccio, sono troppo stanca. Parlando di MAC mi è venuto in mente che devo farvi vedere un'altra cosa pazzesca. Praticamente, chi è questo intruso? Cioè, guardate che spettacolo. Questo qui, che cos'è? Cosa sarà? È un super rossetto della nuova linea Nico Panda, e nello specifico ho io il colore Kawaii Party. Però ve lo faccio vedere, dove lo appoggio? Eccolo. È questo viola. È questo colore meraviglioso, questo violetto, insomma. E ora lasciate stare, io non sono truccata, insomma, però l'ho messo con una matita, soltanto con un rigo di eyeliner, ed è spettacolare. Ha un finish, insomma, per niente lucido, ma è molto molto confortevole sulle labbra, e lo trovate anche in altre colorazioni molto particolari, e insomma vi fa subito il look questo rossetto qui. Io quando l'ho messo avevo appunto un rigo di eyeliner, questo rossetto qui e la coda alta, e il risultato è davvero garantito. È una nuova collezione in edizione limitata naturalmente, e trovate oltre ai rossetti anche prodotti per il viso, prodotti per gli occhi, quindi insomma, poi con un packaging spettacolare. Eccolo qui in questo stile kawaii, troppo troppo carino, ed è bellino, insomma, anche da tenere appunto nella propria postazione make up. Top, grazie ancora a MAC per avermi fatto provare questo stupendo rossettino che utilizzerò tantissimo anche nelle sere d'estate. Ragazze, buongiorno. Praticamente ieri non sono più riuscita a salutarvi, lo faccio oggi. Oggi è lunedì, sono in pausa pranzo e niente, mi sto preparando, c'è tutto spappolato. Comunque sono dei buonissimi hamburger di salmone, appunto super veloci da cuocere, e li prendo all'S lunga, ve li stra consiglio se li trovate, perché veramente sono molto delicati, hanno un sapore eccezionale. Inoltre, rientrando, ho ritrovato, mi sono arrivate queste foto che ho stampato sulla Lab. Guardate quanto è bella la scatola, troppo carina, ragazze. Infatti queste le colleziono, perché è già la seconda che prendo, e volevo farvi vedere alcune delle foto che ho stampato, perché sono stra carine. Guardate,
praticamente avete la possibilità di scrivere sotto qualcosa per ricordare insomma il periodo, quando era, per esempio qui eravamo in vacanza nel 2016, questa l'abbiamo scattata io e Gabriele quest'anno, in questa ancora eravamo all'acquario, vedete su c'è lo squalo, questa per esempio è un'altra foto del 2017, sì, estate 2017, molto molto carina, qui invece eravamo al mare e questa volta ho deciso praticamente di fare il bordino colorato perché così la parete viene molto più carina. Ho scelto sia l'azzurro, il viola, il rosa, c'è anche il grigio, il bianco, questa invece è la foto appunto per il compleanno di Gabriele, molto carina. Mi piace tanto insomma utilizzare la Lalab perché vi dà comunque la possibilità di stampare i vostri ricordi, perché queste erano tutte foto che io avevo sul cellulare e che rischiavano poi anche di essere perse o dimenticate, invece così le stampate, avete questa scatolina per raccoglierlo, comunque le potete appendere e decorare la casa come più preferite e poi appunto ho scoperto la possibilità di farle anche colorate con questa scatolina qui. E la Lalab vi mette a disposizione un codice sconto se volete stampare anche le vostre foto, che vi lascio nell'info box. Vi lascio tutte le info per poter stampare le vostre foto approfittando di questo sconto nell'info box. E niente, i ricordi così insomma è sicuro che non vanno persi una volta stampati, almeno li abbiamo sia in versione digitale che in versione cartacea. E fatemi sapere insomma poi come vi trovate, poi vi danno anche uno sconto appunto per poter accumulare a vostra volta altri sconti da riutilizzare, quindi è veramente un bel sito e fatto estremamente bene, c'è l'app, lo potete usare dal computer, dal cellulare, come vi pare. Vi lascio tutte le info sotto e grazie alla Lalab per avermi fatto provare anche le sue foto. Ragazzi, che dire, dopo di questo io mangio perché praticamente tra poco devo rientrare a lavorare, sempre di corsa, tutta la settimana è così. Vi ringrazio per aver seguito questo video, per avermi tenuto compagnia in questo weekend pazzesco, avete visto quanta roba da fare, veramente mi sono stancata una cifra con quella camera che è piccolissima ma dentro c'era il mondo. E se il video vi ha tenuto compagnia lasciatemi un pollicino in su, non dimenticate di iscrivervi al canale, benvenute a tutte le nuove ragazze, un bacione grande da Filomena, ciao!